Ok, ci prendiamo un bel coconazzo che ce l'ha fresco direttamente dal frigorifero. Com'è? Com'è questo coconazzo? Buono. È buono? Ci immergiamo adesso. Abbiamo preso un caffè all'uovo e coppi. Abbiamo chiesto senza zucchero, ha detto che lo fa senza zucchero. Ah, guarda. Yeah. Ci mette l'uovo rosso, il rosso dell'uovo, poi ci mette quella specie di cremina e poi frulla il tutto. Io dico. Dopo averlo frullato per un bel po', viene così. Guardate, bellissimo. Prepara il caffè e lo mischia qua dentro. Beautiful! Beautiful. Guarda com'è carino. Thank you. Guardate com'è carino. Egg coffee. Guarda com'è cremoso. C'è un po' di caffè. È buonissimo, ma è dolce già così. È dolce già così. Secondo me lo zucchero c'è. No, non ce l'ha messo zucchero, l'ho visto io. E questo è zucchero montato, per la ricetta è uovo. No, no, ci ha messo un goccino di una specie di panna. Che sarà sicuramente zuccherato. Non la panna, il latte condensato. Sembra un po' quello che faceva mia mamma una volta. No, oh, come scorda. Ciao ma! Dobbiamo stare a schiva sulla. No, lo sapete che sa? Di tiramisù. Tiramisù, sì, esatto, esatto. Sì. Magari ce lo hanno fatto con mascarpone. Forse ci ha messo sta cosa liquido, era mascarpone. Buonissimo, senza zucchero. E quello zucchero che dov'è? È buonissimo. Io non bevo caffè da anni. Questo è il primo caffè dopo non ricordo nemmeno quanti anni. Se me lo finisco tutto cammino sulla punta dei piedi come le ballerine. Abbiamo pagato il cocco 40.000 dong e il caffè all'uovo. Andiamo di qua? 40.000 dong, quindi abbiamo speso 80.000 dong che sono 2,90 euro. Allora attraversiamo un attimino che c'è un casino. A posto. Quindi abbiamo speso 2,90 euro e il caffè all'uovo era buonissimo. Gli ho chiesto di farlo senza zucchero, però ovviamente era dolce perché ci ha messo forse forse era latte condensato. No, no, è così che loro lo preparano frullando il torno dell'uovo col zucchero e poi aggiungo il latte condensato finché non si forma una bella crema, una bella cremosa. E poi lo versano sopra il caffè espresso, ci mettono sopra una spolveratina di cacao. E sta praticamente, è come mangiare una bere una porzione di tiramisù. Sì, il sapore era esattamente quello del tiramisù. Meno male non ci hanno messo lo zucchero nel nostro, perché è già dolcissimo così. Meno male che non ci hanno messo lo zucchero. Comunque il caffè all'uovo, è, almeno in Calabria, prima si faceva tanto, perché mi ricordo che mia mamma lo faceva spesso, oppure facevano, lo facevano con lo zucchero, prendevano della moka, prendevano la prima parte del caffè che usciva e lo mettevano con lo zucchero e con il cucchiaino lo sbattevano fino a fare la cremina, oppure a volte ci mettevano il rosso dell'uovo. Solo che adesso non, mia mamma l'ho vista fare da un sacco di tempo sta cosa. Perché non ci stanno più le uova fresche? Ah, forse perché non ci stanno più le uova fresche.